qualcuno vuole intervenire, lo può fare. Magari ci possiamo, non so se saremo tanti. Beh, puoi venire qua. Va bene, sì. Si sente? Sì. Allora, buongiorno, io sono Maria Ferrone di Società Libera, che è un'associazione di ispirazione liberale apartitica che ha collaborato di recente con Alte, sia perché abbiamo visto la nostra partecipazione alla Marcia per la Libertà dei Popoli Oppressi, e sia perché un paio di anni fa quasi abbiamo insieme organizzato un convegno per associazioni liberali in cui dirci a che punto siamo come liberali in Italia. E colgo anche l'occasione per ringraziare l'onorevole Niccolò Rinaldi, che fu fra i firmatari della nostra dichiarazione per la giornata dei popoli oppressi che abbiamo presentato in Parlamento europeo, che poi purtroppo per tempi tecnici non siamo riusciti a mandare avanti, però insomma. E ecco, volevo sollevare in realtà, perché è un po' tutta un'altra questione, che forse, cioè tutta, non tutta un'altra questione, però una questione contigua, che forse qui per ragioni di tempo non potremo trattare oggi, quella del sommerso, perché come dire, tutte queste stime incresciose vanno a tacere tutto il settore sommerso del trattamento illegale dei rifiuti, che come dire, forse va più a riguardare i rifiuti industriali, però comunque è una questione che non può non, come dire, non interpellare l'Europa. E a questo proposito volevo dire che è uno poi dei canali di approvvigionamento economico della criminalità organizzata, e già 15 anni fa i pentiti dicevano che la gestione dei rifiuti per la mafia è oro. E come appunto liberali, secondo me dovremmo pensare al fatto che la gestione illegale ha terreno fertile laddove le industrie devono affrontare una serie di costi enormi in termini di gestione dei rifiuti industriali, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista burocratico, operativo. Quindi lo spunto, diciamo, era quello di fare lobbying noi come liberali nei confronti dell'Unione Europea, anche per quanto riguarda una, forse la promozione di una legislazione un po' più liberale, cioè che vada a semplificare quello che è il trattamento dei rifiuti da parte delle industrie, che vada quindi ad incoraggiare una gestione un po' più semplice da parte delle industrie, che vada quindi a scoraggiare delle procedure un po' più semplici, più facili, più veloci, più economiche, che vanno poi a finanziare il crimine organizzato. E come dire, questo è uno del tagliare i fondi al crimine organizzato, è un po' dei cavalli di battaglia di Società Libera, che ha presentato un libro proprio su Stato e criminalità, in cui va sostenendo che la questione va approcciata da un punto di vista anche molto pratico, proprio di taglio di quello che è di quelli che sono i fondi, insomma, i canali, i flussi economici. Grazie. Quando Niccolò Rinaldi accennava a questo mondo così vago dove non si riesce mai a capire dove si entra e dove si esce, c'è il tema dell'illegalità. Sul discorso, sul tema generale dei rifiuti, è un fatto centrale, e questo sicuramente richiederebbe una maggiore attenzione che riguarda sia poi le multe che paghiamo, in fin dei conti, ma sia proprio come tutta la struttura. Basta pensare che oggi un traguardo nuovo è la raccolta differenziata inutile, è chiaro? Quindi lasciamo perdere, perché effettivamente si richiede, e penso che potremmo pensare noi a un'iniziativa anche più finalizzata anche su temi che poi danno la reale dimensione di quello di cui stiamo parlando, ecco, anche per altri nel posto. Comunque, Alessandro. Sì. Qualche domanda. E rilasciare gli interventi che hanno appunto fatto essenzialmente Massimiliano Diaborini e Niccolò Rinaldi. In particolare, per quanto riguarda il tema delle procedure di infrazione,
Sì, è fatto riferimento a quella relativa all'impiantistica insufficiente, ne ha parlato molto Affini. Ecco, c'è un problema di deficit infrastrutturale nell'industria del trattamento, secondo questa. Poi ecco, vorrei approfondire questo tema, perché in questi giorni, nei giorni scorsi, approfondendo anche io, a parte che non sono un tecnico, non sono un specialista, quindi volevo farmi un'idea, credo che in questo settore le regioni, la regione Lazio, ecco, veniamo al territorio, ha un ruolo fondamentale, cioè è stato, correggimi se sbaglio Massimiliano, è stato da poco appunto stabilito qual è il fabbisogno, e da qui ai prossimi anni ci sono delle stime, mi sembra paradossalmente ottimistiche, cioè, da parte della regione Lazio intendo, cioè la quota di indifferenziato dovrebbe diminuire in maniera drastica grazie a questo virtuoso raccolta differenziata che si sta implementando appunto nei comuni, nelle regioni, a Roma, nelle altre regioni a Lazio, e per cui gli impianti attuali di TNB, di rigeneratori, eccetera, dovrebbero essere sufficienti, se non sbaglio, secondo la regione, per le necessità, appunto per il trattamento degli indifferenziati. Vorremmo capirci un po' di più. Quindi, la regione ha un ruolo fondamentale per due ordini di motivi. Se non sbaglio, l'AIA, quindi l'autorizzazione appunto per la individuazione di nuovi siti, piante essenzialmente per lo stoccaggio, e anche la tariffazione che poi appunto è il compenso che è regolamentato appunto dalla regione, stabilito appunto, cioè l'intervento della regione che viene dato ai tesi, appunto ai soggetti che interagiscono. Quindi questo dunque, il piano della regione Lazio prevede una diminuzione dell'indifferenziato per i prossimi anni. Questo vuol dire che c'è un periodo di vacanza di qualche anno, nei prossimi 4-5 anni, in cui c'è un eccesso di produzione indifferenziata che in qualche modo bisogna smaltire, non si può più riversare nella grotta, giustamente, per fortuna. Ora, a fine 2015 si fece un bando europeo, anche perché qui si parla di impiantistica, ma l'impianto del salario essenzialmente quello deve chiudere, cioè c'è una volontà politica, una tecnica di chiuderla, giustamente anche perché i miasmi stanno soffocando la popolazione circostante, ci sono asili nido, luoghi abitati, e quindi in quel quadrante l'impianto non deve più esistere. In questo quadro appunto ottimistico disegnato dalla regione Lazio, come si sposa con la procedura di infrazione relativa appunto all'insufficienza dell'impiantistica presente, uno. Due, come può la regione Lazio, in previsione di una chiusura dell'impianto del salario, dire che questi impianti sono sufficienti, che quindi non è necessario dare via a nuovi impianti. Io spero con l'utilizzo di nuove tecnologie, sinceramente non agli inceneritori, che su cui ultimamente ne sono fatto un'idea non positiva, poi magari avremo luogo di dibatterne. Questo. Poi un secondo invece aspetto che dovremmo trattare, che se non sbaglio non abbiamo trattato in maniera puntuale, è quello dell'incentivazione in deroga alle norme europee, cioè noi abbiamo, per quanto riguarda il recupero energetico, un sistema di incentivazione, che è quello del CIT6, che paghiamo noi cittadini in bolletta, cioè fondamentalmente un costo aggiuntivo, va bene, che viene praticamente scaricato sui costi generati della bolletta. Negli impianti di termovalorizzatori, di inceneritori praticamente, andrebbe conferita soltanto materia organica, se non sbaglio, secondo le direttive dell'Unione Europea. Invece sappiamo che ci va l'inorganico. È quello che cambia. Invece vengono mischiati fondamentalmente, scusate. Ecco, questo volevo capire appunto a che punto siamo sulle procedure appunto di infrazione relative all'incentivazione in deroga, appunto, che se non sbaglio sta andando avanti. Ecco, e questo è il punto. Chiedere se nella
sua opinione, il Paris Agreement è morto e sepolto, o se c'è possibilità che possa invece essere, come dire, seguito e rispettato, nonostante sicuramente le opposizioni della nuova amministrazione degli Stati Uniti d'America. Se l'Europa potrà effettivamente avere un ruolo in questa cosa, o se alla fine il ruolo, diciamo, di liberatore, di risolutore di questa controversia sarà veramente la Cina, che sta sperimentando sulle spese l'inquinamento e i disastri ambientali, che quindi sembrerebbe già su una strada, come dire, di cambiamento nella sua politica di industrializzazione. La seconda, invece, la rivolgevo a tutti, non so come si potrà rispondere, era appunto relativa agli inceneritori e ai termovalorizzatori, e si riferisce appunto a questo processo, diciamo, se noi entriamo in un percorso virtuoso, no, di comunque la cittadinanza si convince, tutti i comuni, mettendo l'ipotesi, tutti i comuni facciano questa, arrivino tutte ad avere il risultato del 90-95% differenziato, cosa che mi sembra ancora possibile. Nel frattempo, tutti questi rifiuti indifferenziati, non è forse meglio veramente pensare a delle strutture tipo termovalorizzatori industriali di ultima generazione, inceneritori di ultima generazione come in altri paesi europei, che sicuramente inquinano meno di una discarica, oppure è un pensiero troppo poco ambientalista? Nel senso che noi appunto abbiamo la sindaca di Roma, la prima cosa che ha detto appena è iniziato la sua attività, tra le prime, è stata quella di ricordarsi che Acea è proprietaria della discarica di Orvieto, che è la discarica per l'emergenza della regione Umbria. Quindi questo è già un groviglio, cioè pensare oggi che esiste una politica d'emergenza sui rifiuti è un'autodenuncia, perché le normative e le regole sono quelle proprio per evitare l'emergenza. Noi abbiamo una regione che certifica che c'è sempre siamo sotto rischio di e per risolvere il discorso dell'emergenza, e quindi per creare l'emergenza, esistono le discariche, perché poi le discariche servono, tant'è che uno dei procedimenti che è in corso, mi sembra di aver capito, anche sul rosso, sulle questioni penali, è il tema della creazione dell'emergenza, che appunto poi si lega al discorso che facevamo. Quindi dal mio e anche altri punti di vista, non è che uno ama gli inceneritori, però sì, per le considerazioni che faceva anche prima nel suo intervento, cioè che il riciclo ha dei limiti per materie, per tempi, per tutta una serie di ragioni, diciamo, sulle quali probabilmente la ricerca avrà da dire qualcosa. Però la famosa chiusura del ciclo, se noi dobbiamo chiudere le discariche, noi dobbiamo fare almeno delle discariche, ovvero una politica di gestione di rifiuti che fa meno delle discariche, ovvero di ridurre le discariche a quell'elemento marginale che corrisponde a meno del 5% di quello che oggi va in discarica, cioè le discariche come fattore importante, diciamo, di chiusura. Però non può essere la discarica dove finisce tutto il materiale, che è vietato buttare in discarica. Allora, se noi partiamo, quindi non mistificando e quindi non ragionando semplicisticamente come guerre di discariche contro inceneritori o inceneritori, invece non abbiamo in mente la parte sistemica complessa della gestione del ciclo, noi non possiamo fare a meno dell'incenerimento, che chiaramente significa che se è gestito dalla mafia oppure da persone che vogliono solo ricavare, abbiamo dei rischi. Se è gestito come è gestito in tante parti del mondo, è utile. Allora, partendo da questo, e chiudo qui, perché chiaramente anche questo dovrebbe essere un ragionamento
da riprendere a tema, però questa è la discussione. Quindi se noi pensiamo che, e questo è ben chiaro, nel senso che oggi in Italia, se, in gran parte d'Italia, se noi eliminiamo le discariche, e Roma ne è testimonianza, non sanno, allora la prima idea che dice è beh, ma la discarica d'Orvieto, portiamo tutto Orvieto. Ecco, questo non è possibile, quindi dobbiamo trovare un ragionamento diverso. Dunque, riferendomi a quel modello brasiliano, il problema di scarica viene molto migroso, perché ho descritto molto rapidamente, solo discernendo i piani piani, c'è pure il problema con un piano di gestione, quello riservato alle industrie, è tutto tracciato con il discorso di quel tipo di rifiuto, perché tu per avere il piano approvato, lasciamo perdere la parte federale, quella dell'industria, devi per forza dire che quali processi su questi, con questi rifiuti fai e dove li vai a portare, e poi deve essere approvato dall'autorità. Se non si fa, c'è la galera. Il fatto di riciclare, per quanto poi si possa andare in upgrading, come dice Bianco, ma non potrai fare su tutti i materiali, porta alla riduzione di quello che viene conferito in discarica, enormemente, oltre a essere volano l'economia, l'economia parte, quindi ci vuole comunque la volontà politica, essere grossa volontà politica, fare sui cittadini una forte azione di cultura ambientale, e si può, se non risolvere completamente, comunque andare in una direzione quasi risolutiva. Comunque in questa maniera non è più un'emergenza, perché ci sono questi piani addirittura per la città San Paolo, sono ventennali, e si programma tutto quello che c'è. Quindi io penso che quella sia una strada comunque da prendere, anche perché si parlava di impianti, in quel caso i municipi che non hanno anche la possibilità di costruirsi loro impianto, lo gestiscono per esempio con la carta, sono tre comuni, è una visione che va data organica, insomma, della gestione a livello comunico, regionale e statale. Però si riduce molto questo, perché l'inceneritore o la discarica diventa una frazione piccolissima, veramente, se già avete rifiuto. Volevo, se permettete, precisare un attimo l'intervento, quello sull'impiantista era d'accordo, quello che riguarda l'incentivazione. Mi riferivo alla procedura di infrazione che praticamente mette sotto processo l'Italia per le incentivazioni a fonti non biodegradabili, cioè l'utilizzo di fonti non biodegradabili che godono dell'incentivazione come rinnovabile. Ecco, questo è la demagogia che Massimiliano. Quella è stata chiusa anni fa. È stata chiusa anni fa, attualmente sì, okay. Le assimilabili, perché c'è il CIP 6 anche a favore. Attualmente qual è la situazione? Ecco. Non c'è una procedura di infrazione su quella cosa. Qual è la situazione degli incentivi per le rinnovabili in Italia? Questo su questo non ti so rispondere, però ti dovevo delle risposte in merito alla questione sia della delibera del fabbisogno della Regione Lazio e sia sulla questione del TMB salario. Allora, io spero di non essere troppo tecnico, altrimenti poi non riusciamo a capirci. Allora, per quanto riguarda la questione della delibera di fabbisogno della Regione Lazio, dobbiamo partire, come ho detto nel mio intervento, dall'articolo 35 dello Sblocca Italia. Allora, l'articolo 35 del decreto Sblocca Italia prevedeva una rete nazionale degli inceneritori e la rete nazionale degli inceneritori doveva passare attraverso, è passata attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che doveva individuare per ogni regione quanti inceneritori servivano per chiudere il ciclo dei rifiuti. Questo calcolo del fabbisogno di inceneritori in ogni regione partiva da un dato, che ogni regione aveva il 65% di raccolta differenziata. Capite bene che questo dato era già una sovrastima, perché esistono poche regioni in Italia che si attestano a circa il 65% di raccolta differenziata. Però il Ministero dell'Ambiente ha detto comunque diamo fiducia ai presidenti delle regioni, ovvero ai sindaci di ogni comune, e quindi fissiamo il nostro calcolo partendo dal 65% di raccolta differenziata per ogni regione e il 35%, quindi la conseguenza del 35% di raccolta indifferenziata per ogni regione.
Per quanto riguarda il Lazio, quindi si è fatto il calcolo che oltre agli impianti già esistenti nel Lazio di termovalorizzazione, quindi le due linee di San Vittore e le due linee di Colleferro, serviva riaccendere il gassificatore di Malagrotta e oltre a questi tre impianti servirebbe l'ubicazione di un ulteriore impianto nel Lazio di circa 220.000 tonnellate acque. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è diventato un decreto attuativo, prevedeva anche la possibilità di rivedere quelle stime qualora la regione Lazio, in questo caso, o altre regioni dimostrassero che la percentuale di raccolta differenziata potesse andare oltre il 65%. Quindi che cosa è successo? È successo che la regione Lazio, nel momento in cui questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è andato a VAS, ovvero ad assoggettabilità VAS, ha presentato un proprio documento, che è quella delibera di fabbisogno di cui parlavi te, delibera di fabbisogno della Regione Lazio, che diceva: no, guardate, per noi gli inceneritori vanno bene quelli di San Vittore e di Colleferro, non vogliamo riaccendere il gassificatore di Malagrotta e non ci serve un altro impianto di incenerimento di 220.000 tonnellate. Questo documento a cui tu facevi riferimento è stato inviato al Ministero dell'Ambiente. Nonostante questo documento, il piano del Ministero dell'Ambiente continua ad essere quello, quindi il Ministero dell'Ambiente continua a dire che il gassificatore di Malagrotta va riacceso e che l'impianto di incenerimento ulteriore rispetto agli altri due serve, quindi quello da 220.000 tonnellate annue, e quindi quella delibera di fabbisogno è lì, però comunque il Ministero dell'Ambiente, attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è legge, va avanti. Molto dipenderà da quello che accadrà il 4 dicembre, nel senso che se il 4 dicembre vince il sì, allora il governo su questa materia ha una competenza ancora maggiore e quindi quel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da carta diventerà molto probabilmente qualcosa di più fattivo, perché la competenza ambientale non sarà più una competenza condivisa, ma sarà una competenza quasi totalmente a capo dello Stato. Per quanto riguarda invece l'impianto del TMB Salario, quindi anche tutta la questione del bando europeo, è stato fatto un bando europeo. Il bando europeo era stato fatto per 600.000 tonnellate all'anno di esportazione di rifiuti non trattati da Roma alla località che sceglieva chi vinceva il bando europeo. Il bando europeo è stato assegnato per circa 130.000 tonnellate all'anno per la società Enki, che ha impianti in Austria e in Germania. Ora, perché questa procedura è una procedura molto farraginosa e molto lenta? Proprio perché c'è stata la procedura di infrazione, c'è stata la condanna della Corte di Giustizia Europea. Perché quando l'AMA ha espletato questo bando, quando il bando è stato assegnato, a un certo punto, quando le carte sono arrivate in Regione Lazio, la Regione Lazio ha detto: attenzione, perché questa operazione, cioè l'operazione di portare 130.000 tonnellate all'anno da Roma in Germania e in Austria, potrebbe accelerare il nuovo deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea proprio sulla procedura di infrazione 2011-40-21, che ormai il cuore di quella procedura di infrazione non è più la questione Malagrotta, perché Malagrotta è stata chiusa, ma è la mancanza di impiantistica per chiudere il ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio. Quindi la Regione Lazio che cosa ha fatto? Ha interpellato il Ministero dell'Ambiente, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente: ma io posso dare l'autorizzazione all'AMA a fare questa operazione? C'è stato un lungo carteggio con il Ministero dell'Ambiente per capire se questa questione dei rifiuti all'estero
aggravassero la procedura di infrazione. Sembra che la questione sia stata sbloccata e sembra che da metà dicembre questi 130.000 tonnellate all'anno di rifiuti indifferenziati da Roma andranno in Austria e in Germania. Perché questo è importante per l'impianto TMP Salario? Perché quei 130.000 tonnellate che dovrebbero andare in Germania e in Austria sono proprio le 130.000 tonnellate circa che ogni anno vengono smaltite, vengono trattate nell'impianto di Salario. Quindi attraverso questa operazione si dovrebbe alleggerire il carico che va al Salario. Perfetto, grazie. Prego. Una domanda, sono Bruno Traini, sono un normale cittadino. Io volevo capire, ma in fondo il problema da dove nasce? Cioè qual è la causa di questa situazione che per anni ci trasciniamo con i rifiuti rispetto a altri paesi, soprattutto mi confronto con quelli europei? E in particolare una domanda, se qualcuno sa qualcosa, perché avendolo studiato per una questione di energie rinnovabili, la Spagna come sta messa con i rifiuti, con la gestione dei rifiuti? Ha gli stessi problemi nostri? Perché culturalmente sono un po' simili a noi. E volevo capire se dicevano lo stesso problema e come l'avevano affrontato, risolto. Spagna io non so, in realtà, però posso dirti che non ho visto in Parlamento nessuna mobilitazione da parte spagnola rispetto al volume di attività italiano sulle questioni di fiscali. Quindi non posso darti una risposta, come dire, precisa o pertinente, ma a occhio mi pare una situazione molto diversa. Le cause, sono cause che affondano le radici di un problema strutturale del nostro paese, essenzialmente è un problema di avidità, di avidità. Ci sono molti soldi che girano intorno al mondo dei rifiuti. A volte questi soldi, è il caso ad esempio, è il caso di scariche di Montebello, sono diventato un luogo di criminalità organizzata che gestiva rifiuti tossici e via dicendo. A volte in situazioni sostanzialmente legali dal punto di vista dei contratti e delle concessioni, come Malagrotta, comunque il volume di denaro pubblico che viene mobilitato è tale per cui si risvegliano gli appetiti di tante persone. Oltre a questo c'è una sorta di atavico ritardo italiano nel riuscire a integrare nella nostra buona amministrazione, nella nostra amministrazione, quelle che sono soluzioni che altrove sono praticate, tutto insomma, cioè questa cosa, io ti ripeto, non sono in Spagna, ma rispetto ai colleghi di altri paesi, non esiste altrove. Okay. Io ho detto la Spagna perché almeno culturalmente mi sembra che la Spagna sono simili a noi. Ci possono essere molti problemi diffusi, locali, ma sono cose piccolissime rispetto a... Cioè, non è che stiamo parlando di problemi che dipendono dalla provvidenza divina o dai cambiamenti climatici, o altro, proprio dall'organizzazione, della politica, delle risposte, della metodologia di lavoro o altro. Però ti ripeto, ci sono sempre molti soldi, perché per Paolo, visto il dito giusto, che è un problema, voglio dire, delicato per noi, perché quando diciamo che la gestione degli inceneritori, dei termovalorizzatori, comunque dovrebbe rimanere saldamente in mano pubbliche per evitare appetiti privati, se capisco bene, ecco, da un punto di vista liberal democratico ovviamente sono preoccupato, però è vero, perché la libera concorrenza o la privatizzazione di questi servizi, francamente, in un paese come il nostro, sono
come le tariffe per l'acqua, e non perché abbiamo delle tariffe dell'acqua che sono così più costose rispetto ad altri paesi, con una dispersione idrica tra l'altro enorme, eccetera. E molto spesso i privati cercano di guadagnare il maggior numero di reddito possibile al di là degli accordi, beh, così. Quindi, ma io penso sono il contrario, però va bene. Che il privato fa un lavoro migliore rispetto al pubblico, dovrebbe essere così, ma a me no, francamente non pace. Dalle autostrade a molti altri settori, ti parla uno che è favorevole all'esempio di Roma Milano. Parla uno che è favorevole a un programma di privatizzazione massiccio, strutturale nel nostro paese, non dire, la cultura è quella. Però se non girassero tutti questi soldi intorno al mondo dei rifiuti, sicuramente le cose sarebbero più semplici. Oggi parliamo di questo, domani magari parliamo di sanità pubblica, di sanità privata, torniamo sempre nel luogo degli stessi diritti, non è che siano culturalmente dei parametri molto, molto diversi. Poi Francesca chiedeva, e chi lo sa? Non lo so, questa è una domanda che un po' tutti a Bruxelles. Prima il task force, io lavoro nelle istituzioni europee, il task force sul Brexit, cosa succede, su questo, adesso con Trump, voglio dire, tutto di nuovo, la cosa del Brexit sembra quasi una sciocchezza da valutare sulle conseguenze e via dicendo. In realtà non lo sappiamo, certo, noi conosciamo il Trump candidato, e il Trump candidato su Rio, per carità, vuol dire cambiare i riferimenti di fondo dell'accordo e della questione. Però non conosciamo il Trump presidente, che può essere una persona molto diversa o in parte diversa dal Trump candidato, e quindi forse sarà poi più vincolato rispetto a tanti suoi sprologhi. Sì, esatto, non andiamo nella direzione giusta naturalmente, però sai, lui sicuramente alcune concessioni non solo le dovrà fare, ma le vorrà fare perché sembra proprio nella sua natura. Però non penso che possa, come dire, Russia, Siria, clima, Islam, messicani, muro, mettere in carcere la Clinton, tutte cose che ha detto, no? Non potrà fare tutto questo, e può anche darsi che dal punto di vista internazionale sia più condizionato proprio rispetto ai vincoli degli accordi di Rio, può darsi, non lo sappiamo, in realtà nessuno lo sa, forse non lo sa nemmeno lui. Certo, se noi come Europa dobbiamo affidarci alla Cina come il motore che deve, come l'architrave, siamo freschi. Era una provocazione. Sì, certo, ho capito. Io non sono però, devo dirti, su questo pessimista, cioè sulle varie politiche europee, tutto sommato, quella dei cambiamenti climatici mi pare una di quelle su cui l'Unione Europea, Consiglio, oltre che Commissione, Parlamento, hanno tenuto meglio rispetto a tante altre. Cioè, come sicuramente accadrà sul tema della sicurezza, sul tema dell'immigrazione, sul tema del commercio internazionale, che è un altro problema molto, molto importante rispetto all'amministrazione Trump, l'Europa è chiamata adesso, cioè non abbiamo più protettori, ci dobbiamo assumere la nostra responsabilità non soltanto rispetto a noi stessi, ma rispetto un po' al resto del pianeta. Saremo pronti ad assumere questo ruolo di supplenza rispetto all'amico americano che non c'è più, che fa il contrario di quello che l'Occidente, una certa idea di modernità di Occidente dovrebbe fare? Questo non lo sappiamo, certamente tutto indicherebbe più il contrario, una risposta positiva, perché il processo di costruzione europea, sappiamo che in condizioni si trova, ma francamente sono anche abbastanza scettico che l'Europa smantelli, soprattutto sui cambiamenti climatici, tutta una serie di tasselli che ha costruito anche proprio come diplomazia. Io lavoro come responsabile delle relazioni del Parlamento Europeo con l'Asia e l'Oceania. Ecco, abbiamo 4-5 messaggi prioritari che sono la pena di morte, ma subito dopo poi è il diritto civile, cambiamenti climatici. Chiunque vada in Brunei o in Kirghizistan deve parlare di cambiamenti climatici, eccetera. Insomma, non perché è proprio considerato uno dei
3-4 temi prioritari dell'Unione Europea. Quindi io penso che si riesca a tenere la posizione, bisogna vedere cosa fa la Cina, se si accorda con l'Europa e sostiene l'Europa più che l'Europa affidarsi al ruolo guida della Cina, o se la Cina magari, per ragioni molto complicate da capire, proprio anche lì con i procedimenti decisionali interni e altri equilibri, se la Cina si sfila a questo punto evidentemente un'agenda. Però sono i dati comunque del cambiamento climatico, senza essere catastrofisti per forza, sono tali che certi problemi un po' si impongono e certe risposte si impongono, mentre possiamo chiudere gli occhi al cospetto di altre questioni planetarie che magari sono, come dire, si possono semplicemente deferire un po' nel tempo. Devo dire che la comunità scientifica è abbastanza compatta sul messaggio che sta dando alla politica internazionale, e questo responsabilizza tutti. Ma l'America condizionerà tanto. E perché volevo... se tu hai dei costi, se tutti diciamo rispettano le regole, siamo tutti, diciamo, equivalenti. Se una si defila come l'America, poi la Cina dice: ma io tengo i costi in più, divento meno competitivo, e quindi si cominciano a sfilare. La vedo dura. Non ho portato tutti i dati con me, un peccato, non so se ce l'ho nella borsa, poi vediamo. Comunque per la Spagna, sicuramente la Spagna fa molto meglio dell'Italia in quanto a trattamento dei rifiuti. La differenziata e il riciclaggio credo che sfiori il 55-60%, e quindi la pone quasi al secondo posto dopo la Germania a livello europeo. Quindi la Spagna funziona sotto tanti punti di vista, ha proprio una maggiore semplicità di gestione. Poi volevo aggiungere una cosa: quando ovviamente gli aspetti tecnici, come abbiamo visto nella situazione della gestione dei rifiuti, sono tantissimi, il problema che si pone però è che la gestione del rifiuto, appunto, noi parliamo di gestione, cioè va intesa come un ciclo generale che deve avere appunto un input dalla politica, dell'autorità. E voglio fare un'osservazione a proposito di quello di cui si discute di Malagrotta, no? Ovviamente Malagrotta doveva essere chiusa, però posso dire una cosa, non a difesa di Cerroni, però un'osservazione che risponde al buonsenso. Non mi stupisce che umanamente, culturalmente, che un singolo si approfitti di una situazione, è nella natura umana, no? Trovare via libera, approfittarsi, poi con l'etica personale, valutare il confine del bene e del male. Ma mi scandalizza che in tutti questi anni ci sia stata una totale assenza delle istituzioni che abbiano consentito questa situazione. Allora io, usare questo capro espiatorio di un singolo, che peraltro è una persona, sì, forse malefica per alcuni punti, ma intelligentissima, perché è riuscito a inserirsi nei meandri dell'assenza delle autorità, dell'assenza della legislazione, diventando un monopolista puro. E dove erano le istituzioni? Dove era l'amministrazione locale, regionale, lo Stato italiano? Conniventi, allora la colpa però non è del singolo. Io responsabilizzo le istituzioni, perché lì le istituzioni dovevano intervenire, e questo, tutto questo di cui abbiamo parlato oggi, è un problema a monte di assenza della politica, di illegalità della classe dirigente, diciamocelo, illegalità. Il problema è un altro adesso. Di fronte a questa situazione che sembra quasi un confronto tra un'idea di progresso e di civiltà, perché più o meno siamo lì. Allora, l'input come viene dato? A proposito di San Paolo, infatti, una domanda che volevo fare: come, a parte l'evidenza proprio dell'impatto della popolazione urbana, quindi dell'urbanizzazione pazzesca, quindi hanno dovuto in qualche modo prendere dei provvedimenti, ma l'input da dove può venire proprio per avviare il processo di... appunto, bisogna parlare alla gente, perché questo discorso dell'ambiente in generale, della sostenibilità dei rifiuti, è sempre strumentalizzato, è troppo spesso strumentalizzato, se ne parla troppo spesso male. Allora mi chiedo, come si fa a invertire proprio il processo di informazione, supportando e valorizzando anche l'operazione media, che devo dire in questa cosa sono assenti, sono banali, no? Dove può venire quest'input? Noi come società civile, come facciamo finalmente a fare una rete di tutti i
cittadini, una rete, non singole associazioni, ma proprio una rete per creare una lobby positiva e stimolare questo processo, perché è ovvio che se la classe politica è dominata da una dimensione di illegalità, se comunque c'è il singolo che se ne approfitta, allora in questa spaccatura sociale, se non si inserisce la parte della società civile, tra virgolette, buona, no? Come ne usciamo? Perché non passa l'immagine dell'Europa buona che dicevi tu, Niccolò, e passa solo quella dell'Europa cattiva, banalizziamo in questo modo. Allora, come facciamo a rinnescare un processo di informazione e di formazione che è l'unica risposta possibile ad oggi, no? Mi sembra. Io non lo so, credo che forse c'è, appunto, parliamo di responsabilità di tanti soggetti. E forse siamo tutti un po' coinvolti in questo. Posso dire una cosa? Volevo raccontare una cosa che ha seguito Libre TV e a Web TV che ti dico, e che una volta tanto, mi sembra virtuoso, una volta tanto si colloca Sud Italia. Nocera Terinese, in Calabria, hanno installato da poco, abbiamo fatto un servizio con intervista al sindaco, eccetera, un distributore di crediti per quanto si riguarda i servizi comunali a seguito del conferimento in un aggeggio che li riceve di rifiuti, che perché gli stanno avviando la differenziata, hanno capito che senza l'aiuto dei cittadini e per coinvolgere i cittadini il denaro è la cosa più convincente. E quindi ci sta il posto per le bottiglie, il posto per il vetro, il posto per l'organico, c'è qualcosa che pesa, che valuta e rilascia uno scontrino per i servizi comunali, la mensa, il servizio, insomma, quello che viene erogato dal comune. È un pochino, diciamo, in modo un po' più moderno, l'ultima immagine del signore che ci ha fatto vedere, che a San Paolo portava. Certo. Quindi, insomma, l'incentivo principale è economico. L'Italia ha tutte le possibilità di andare in avanguardia in diverse cose. Io purtroppo nelle grandi città c'è una mancanza, io penso che ci sia una connivenza da politici in un certo mondo, c'è stata, perché se no non si capisce. Sicuramente con l'imprenditoria. La nostra imprenditoria, a parte che è un'imprenditoria, secondo me, a livello di grande imprenditoria, siamo ancora a livelli, diciamo, antiquati, quasi familistici, non dico medievali, ma soprattutto non ha investito in ricerca. Se noi pensiamo che la Volkswagen, che ha pagato 15 miliardi di dollari di multa per il famoso questione del Dieselgate, licenzierà 30.000 persone, ieri è la notizia, ma raddoppierà l'investimento in ricerca per poter fare l'aggeggetto elettronico, sono un po' macchine elettriche. Ma in Italia ci stava la panda elettrica 30 anni fa, siamo rimasti là, insomma. E quindi la ricerca è fondamentale. Io, appunto, ho portato proprio l'esempio di San Paolo, che consideriamo terzo mondo. Certo, in realtà per me non è terzo mondo, ha altri problemi. Però San Paolo non è il Brasile, No, perché San Paolo è Cipro, cioè, dal punto di vista... Sì, ma non è solo là, chiaro. Io ho detto San Paolo è iniziato negli anni 70, quella legge che è stata fatta adesso per San Paolo è un punto d'arrivo. Però ci hanno fatto vedere che sviluppa la tecnologia. È la prospettiva, serve la prospettiva. Con quella tecnologia che c'è, un capolavoro dell'ingegneria, dei rifiuti, la divisione che dà alluminio puro, la divisione quella su forno a plasma, dà alluminio puro e paraffina, nessuno ci è riuscito a pensare. È tecnologia, innovazione, ricerca, anche da rifiuto c'è quello, l'ho fatto per far vedere il contrasto evidente tra la società che consideriamo ai margini, facciamo male tra l'altro, e noi dovremmo essere il primo mondo. Io penso che qui si è dovuto, diceva la signora Spirale, dice queste che non, le istituzioni non si sono accorti, ma che invece è una convivenza totale, cioè è molto più economico, più facile fare una differenziata, riciclare, è assurdo, lo vedo come assurdo. In Germania, da io quando ragazzi stavo in Germania, già c'erano i signori che acquistavo che prendevano buste di bottiglie, la carta, la cosa, la portavano negli aeroporti, appunto, e noi qua però buttiamo tutto, anche perché c'è una convivenza, sono affari, sono
comitati d'affari, non posso concepire l'Italia, comunque sviluppa diverse tecnologie, cosa, non sia in grado di mettere una città come Roma o Napoli una cosa simile a San Paolo, senza andare in Germania o Copenaghen. Io ho portato San Paolo mio libro per far vedere proprio il contrasto stridente che non è una situazione concepibile. Dicevo, allora, per capire chiudiamo gli ultimi, per capire dunque ci sei tu, poi c'è altri, Alessandro, e poi dopo Alessandro magari tu farai la conclusione, no? In modo di darci. Allora, se... io mi limito, sono Alessio Morganti perché non ti conosco, conosco Nicolò da pochi anni, ormai ci siamo conosciuti a Bruxelles, io lavoravo in commissione, quel signore lì lavorava al Parlamento, poi Nicolò fu eletto. E abbiamo fatto un lungo, ormai si può dire lungo, percorso insieme, e tra le cose che forse Nicolò non ha raccontato c'è stato un bellissimo lavoro che ha fatto Nicolò, che era nel 2013 credo fosse, tre anni fa circa, quando quello che scherzosamente io chiamavo il gruppo Monnezza, cioè chiamò tutti i gruppi che lavoravano sulle diverse discariche del centro Italia, li chiamò a Bruxelles a fare degli interventi, organizzò una bellissima visita all'azienda, non mi ricordo neanche più come si chiama, l'azienda di Bruxelles, la municipalizzata, l'AMA di Bruxelles praticamente, la municipalizzata che si occupava della gestione dei rifiuti. Vi racconto questa storia perché vabbè, io mi occupo di finanziamento di progetti e quindi logicamente mi è capitato un po' di tutto, cioè viviamo in un paese molto complesso e credo che richiamare quell'esempio lì sia fondamentale, soprattutto una discarica che è in Toscana che si chiama Podere Rota. Ora voi tutti conoscete la Gioconda è lì sul quadro, dietro la Gioconda c'è Podere Rota, significa che il paesaggio dietro la Gioconda oggi compare come un'enorme discarica. Quindi immaginare la Gioconda con dietro un'enorme discarica è oggi purtroppo la realtà. È un po' il nostro paese, la trovo molto metaforica del nostro paese, cioè un paese bellissimo però con dietro una discarica, e vale per tutti, vale in tutti i sensi, in tutti i settori, no? Non è soltanto questo. E limitiamoci un attimo a parlare di questo. E ritorniamo un attimo nel Lazio. Ho avuto modo di andare a casa di Cerroni. Vi assicuro che casa di Cerroni è qualcosa di monumentale, io lo chiamo, l'ho sempre chiamato ingegnere. Perché sei andato a casa di Cerroni? Non te lo racconto. Questo non te lo racconto. No, sembra la casa di Trump. Ma Trump è più sobrio. Io l'ho sempre chiamato ingegnere, l'ho chiamato avvocato, io credo che... Sicuramente non la terza media, dovrebbe aver superato la terza media. No, no, è laureato. Non lo so, io insomma, e quindi fu un caso fortuito perché accompagnavo un consigliere regionale, quindi diciamo che la connivenza delle istituzioni c'è sempre stata. Maruccio, no. No, fortunatamente, no, ti prego, non mi fare altre domande. Ritorniamo un attimo all'Italia, a quello che è l'Italia, a quello che è questo sistema folle. Io ho passato 15 anni a Bruxelles, sono rientrato un paio d'anni fa e da quando sono rientrato mi metto le mani nei capelli. Perché? Perché abbiamo delle situazioni folli, pazzesche, per aprire un'azienda. Io ho un'azienda che fa il lavoro di finanziamento. C'è da mettersi le mani nei capelli, dalla posta elettronica certificata, e siamo l'unico paese al mondo, alla firma digitale, all'ANAC, che amicovolmente io chiamo ANAL, okay? ed è l'autorità anticorruzione che vuole sapere tutto di te, che parla con quell'altra poco perché tra di loro le istituzioni non si parlano, però se dici qualcosa di sbagliato all'agenzia delle entrate ti arrestano direttamente o ti arriva la finanza. Quindi ci troviamo a fare un lavoro di sviluppo con grandissima, grandissima fatica su un paese che non va, ed è un paese, e tutte le vostre testimonianze l'hanno detto prima, che non ha direzione. Perché? Perché un comune fa qualcosa, perché il comune l'altro fa qualche altra cosa, perché il comune del Sud Italia ragiona in un altro modo,
se si va a Pordenone hanno il sistema del codice a barre sulla Mondezza, per cui tanto produci di umido, tanto paghi, se vai nell'altro comune, cioè manca un coordinamento, una linea di coordinamento sana che invece molti paesi europei hanno. E ragionare in questo modo, in ufficio mi sono capitati due progetti, uno più sfasciato dell'altro, che però avevano del bene. Uno era a proposito di un processo di pirolisi o pirolisi, che non sono ingegnere, per cui non metto bocca, in pratica era un grosso bruciatore molto simile a quello che hanno fatto giù, era un grosso bruciatore che portava la plastica, parliamo di rifiuti plastici tutti, e più è sporca meglio è, dai copertoni ai pannoloni che sono il grande dramma dei rifiuti plastici, veniva portato a 500 gradi, veniva praticamente vaporizzato il tutto, torre di raffinazione, veniva messo tutto, questi vapori entravano in questa torre di raffinazione e diventava praticamente benzina, quindi dalla plastica si può ricavare benzina. Una soluzione tra le tante, produzione dell'inquinamento abbastanza bassa, addirittura recupero di metalli tra cui molto alluminio, quindi prometteva bene il progetto, ha preso un finanziamento e il progettista è scappato con la cassa. E così finisce la bellezza del primo progetto. A Trito, secondo progetto, mi arriva qualcuno in ufficio, mi dice guardi, io ho inventato una storia. Oh, è andato a San Paolo, quello che è possibile che sia andato a San Paolo. E poi si è portato via il progetto, perché? Perché comunque sia lo Stato non finanziava, ovviamente procedure farraginose e folli per l'implementazione e del progetto di ricerca e dello sviluppo del progetto, quindi problemi nella ricerca di base, problemi nella ricerca applicata, problemi nello sviluppo, problemi nell'applicazione pratica. Perché? Perché se oggi fai una gara di evidenza pubblica, hanno ragione loro, ti mettono al massimo ribasso. 62% di ribasso, non altro niente. Esatto. Su 30.000 euro. Che cacchio di qualità puoi avere, cioè, una cosa del genere? Adesso ditemi voi cosa possiamo aspettare. Esatto. Senza parlare che vado alla presentazione dei fondi europei della Regione Lazio, che c'è stata un mese fa, in cui il presidente Zingaretti molto orgogliosamente dice che sta lavorando molto bene. L'ultima gara della regione Lazio che abbiamo vinto, stiamo ancora aspettando il pagamento, l'abbiamo vinta a gennaio, ok? Perché vado a questo incontro pubblico, alzo la mano al tavolo tecnico perché dice no, ammettiamo detto che io sia un applicato, cioè una persona che vince un progetto regionale. Dice il tecnico, qua me lo deve dire. Diciamo che sono bravo, non mi capita mai, l'ho detto, però diciamo che sono bravo e vi faccio una buona rendicontazione. Ma il primo pagamento, quando lo vedo? Beh, si ricordi che deve fare la fideiussione. Sì, lo so che devo fare la fideiussione, gli ho detto, tanto vero è che la fideiussione è anche leggibile, io vorrei il 40% di quello che ho vinto perché mi serve per implementare il progetto, ditemi quando mi pagate il progetto, in un tempo congruo. Nessuno gli ha spagato, diciamo. Anche la platea sentivo che cominciava ad essere un po' nervosa. Definisca congruo, gli ho detto. Beh, congruo significa che lei deve fare le procedure in maniera di avere il pagamento. Ho detto, ammettiamo che io sia bravo, ammettiamo che l'abbia fatta. Se io vado in banca a dire che avrò il pagamento regionale in un tempo congruo, quelli mi prendono e mi battono fuori. Ora, io sono a casa vostra, devo stare buono, gli ho detto, però ditemi quant'è. Alla fine il presidente della regione ha confessato davanti a tutti che mentre a Regione Lombardia i tempi di pagamento sono 40 giorni, 45-50 giorni massimo, nella regione Lazio il tempo medio di pagamento del progetto è 1130 giorni. Ma veramente? L'ha detto Zingaretti alla presentazione. 1100 medio. Medio. Ok, da sottolineare bene. Sono stata fortunata con 6 mesi allora. Molto. Dove mi hanno detto 120 giorni al termine in Regione Veneto. Sono andata a fare un seminario. Regione Veneto, in confronto, io mi sento. Quindi questa, 120 questa giorni è la situazione della Regione Lazio. No? Quindi, l'attrito. Domanda. Adesso, ribatto. A proposito, Zingaretti non si è posto un po' il problema di questo? No, l'ha confessato tranquillamente davanti a tutti. Ha una platea di 1000 rotte persone davanti, quindi insomma, anche gli testimoni. Quindi, voglio dire. La domanda è, noi siamo liberi cittadini, ma i membri individuali
insomma, siamo anche membri individuali, perché insomma, voglio dire, ci conosciamo, conosco il 75% di voi e lo conosco anche abbastanza bene. Quindi domanda è: come pensate di andare avanti? Punto interrogativo. Beh, un'idea, mi piacerebbe vedere da parte vostra, questo è un suggerimento che vi do, una programmazione, cioè che questi incontri abbiano un prego. Ah, la lasciamo parlare, no, non voglio mettere mano e voglio. Prima che parli Alessandro che dirà cose serie, posso raccontare un aneddoto di quando ero ragazzina in un campeggio tedesco, vicino alla tenda dove stavo io c'era un gruppo di ragazzi tedeschi che hanno cominciato a bere birra, sono andati avanti tutta la notte però ubriacandosi. Beh, io mi ricordo facendo una cagnara pazzesca, la mattina mi sono alzata e ho visto che quegli stessi ragazzi, completamente ubriachi, avevano messo le bottiglie consumate decine e decine, differenziando il colore giallo, il colore verde e il colore bianco. E questa è la risposta. Se non c'è la consapevolezza individuale. E ti parlo di parecchio tempo fa. È vero. Ma la colpa è della verde. Ho il merito, in questo caso è il merito. La colpa che si ubriacavano o il merito che differenziamo dal bottino? In qualsiasi cosa sei contro me. Non, visto che stiamo per concludere, cosa fare, cosa non fare. Io però ritorno brevissimamente su un punto che dicevo prima. A tutte le iniziative che abbiamo organizzato sulla questione dei rifiuti non ho mai visto un federalista europeo. Ecco, sì. E quando a Ventotene, pensando al seminario dell'anno successivo, butta lì, ma al prossimo seminario, il seminario annuale in cui si trovano i federalisti ogni volta all'anno, cioè, anziché parlare della costruzione europea, o della politica estera europea o della memoria europea, parlassimo delle norme ambientali, ripeto, perché è un corpo di normativo di progresso a tutto vantaggio dei cittadini. Quindi sarà interessante, bene bene, ma naturalmente tanto dopo. Allora, si ritornò sul solito. Oggi la cultura ambientalista in Italia è debole, molto spesso sopraffatta da slogan, quello che qui c'è presentato è una comunicazione, quindi voglio dire, ma è l'inizio di un percorso estremamente ambizioso, economia circolare, a chi parla di queste cose in Italia? Di fatto nessuno, ecco, eppure il futuro è là, non è che voglio dire stiamo parlando, è un'iniziativa della Commissione Europea, non è che stiamo parlando, voglio dire, di fantasie o di stravaganze. Io penso che da parte nostra, in un'area laica, un'area federalista, ci sia bisogno comunque di appropriarsi di queste tematiche, e ripeto, io non sono un esperto di tutto ciò, a piene mani, e di farne un'idea vincente per un'Europa che è utile al cittadino e che è, come dire, bella, bella come idea, anche perché si è fatto carico dalle grandi sfide internazionali dei cambiamenti climatici, cioè l'organizzazione dei problemi sul nostro territorio, attraverso le tante norme da noi, ahimè, disattese, ma anche a quegli strumenti utili che sono stati ai cittadini, dati ai cittadini, parlamentari, se tu ricordavi quella primissima iniziativa, in effetti è stata la prima volta che da Podere Rota a San Marcello nelle Marche, a scarica di Maria Teresa della Masalaria, eccetera, persone che si sono ritrovate mettendo a confronto cosa che non facevano in Italia, lo facevano a Bruxelles, no? Mettendo a confronto Maurizio Ancillotti, eccetera, le esperienze di cittadini che poi hanno dovuto imparare tutto da soli, hanno cominciato a studiare quelle che erano le dittative. Però quel lavoro tutto sommato lo si poteva fare sempre noi, qua, senza il bisogno di portarli a Bruxelles, no? A fare un confronto sulle varie pratiche. E ripeto, per me potrebbe diventare, deve diventare, una delle declinazioni del metodo federalista.
grazie Nicolò perché mi aggancio subito a quello che dici. Allora, effettivamente nella cultura liberale italiana non è tutta federalista. E anche le istituzioni europee hanno in parte recepito qualche nucleo di federalismo, ma non sono federalisti. Cioè abbiamo la concezione, diciamo noi, che era quella funzionalista, che è quella ancora dominante, noi direi anche funzionalista. Cioè, mi scolpiva molto il primo intervento di Stefani, quando diceva gli input che sono arrivati dall'alto sono input positivi, perché se non ci fossero stati non si sarebbe mosso anche a livello nazionale, si sta muovendo, ma chissà, vediamo come si blocca Italia, cerchiamo di capire bene, clausola di supremazia. Ecco, il principio di sussidiarietà sicuramente in certi senso può essere declinato in senso federalista. I liberali in Europa sono secondo me il gruppo politico più completamente federalista, non è così in Italia. L'Italia sta perdendo anche quella cultura federalista che aveva, sta diventando un elito chiusa e anche poco propositiva quella dei federalisti. Noi dobbiamo rilanciare, ma come? Allora, facciamo qualche esempio pratico di cosa dobbiamo. Allora, secondo me questa è stata innanzitutto una giornata utile, principio di utilità, perché? Allora, l'utilità, adesso non voglio fare filosofia, però Benedetto Croce, uno dei più grandi liberali e filosofi della storia italiana, diceva che elevato il principio di utilità a categoria dello spirito, se non sbaglio. Beh, cerchiamo di capire che i temi ambientali, i temi dei rifiuti, sono utili per il cittadino, per l'individuo, e questa è la rivoluzione culturale che dobbiamo fare. Seconda rivoluzione culturale, cultura delle relazioni istituzionali. È tutto il momento di promuovere attraverso, ecco, media, dibattiti, la necessità di una regolamentazione dell'attività di lobbying in Italia, che però è un'attività di lobbying che per esempio in Europa avviene normalmente, la conosciamo, non è una parolaccia, avviene a livello nazionale ed è completamente occulta perché avviene in Parlamento. Non sappiamo gli incontri tra i vari portatori di interesse quali parametri rispondono. Per esempio, adesso abbiamo saputo tramite Repubblica che dopo l'elezione dei Raggi c'è stato un incontro, dice il giornalista pubblico privato, riservato tra Raggi, Muraro, Cerroni e tra l'altro uno dei grandi protagonisti dei comitati di Malagrotta, che è oggi un esponente, no, se non sbaglio, del 5 Stelle. Cosa si sono detti in questo incontro privato, riservato? Non lo sappiamo. Magari hanno operato per il nostro bene, dubito, però magari no. Ah, l'attività di lobbying va regolamentata, e va regolamentata a livello locale. Essere federalisti vuol dire praticamente far calare il principio di responsabilità in ogni ambito decisionale, sovranazionale, nazionale e infranazionale. Cioè non esiste un federalismo verticale solo piuttosto che l'altro, e anche verso il basso. Per questo abbiamo, secondo me, come membri individuali praticamente centrato la rilevanza degli enti locali, perché gli enti locali, abbiamo visto, sono stati dei protagonisti indiscussi nel bene, nel male e anche forse nel bene, non lo sappiamo, della gestione ambientale e della gestione dei rifiuti. Ora, mi ha fatto piacere prima che Massimiliano Iervolino ha ricordato l'importanza di questo referendum costituzionale per quanto riguarda appunto la gestione dei rifiuti, se deve essere deciso in ambito nazionale o in ambito locale, regionale, quello del discorso della clausola di supremazia e l'abolizione delle competenze concorrenti. Ecco, al di là delle posizioni a favore o contro, i federalisti come devono esprimersi a riguardo? Noi la parola da dire, non vi è dubbio che questa non è una concezione federalista, diciamo, della politica dello Stato. Ora, se quale? Quella della clausola di supremazia, così come è stata concepita dal riformatore costituzionale. Cioè, se le competenze... Non è questo il punto. Rimaniamo a questo. Cioè, sicuramente la riforma non è federalista. Ora, noi non abbiamo... Come liberali, come area liberale democratica, dobbiamo essere contro o a favore della riforma. Il problema è avere una cultura federalista forte e radicale. Questo ancora non c'è. Come altri membri individuali dovremmo lavorare maggiormente su questo. E un altro
grande liberale che era Luigi Einaudi diceva conoscere per deliberare. È una materia complessa, non è semplice, però abbiamo visto che ci sono tanti aspetti che vanno approfonditi. Abbiamo iniziato soltanto oggi, alcuni interventi si sono focalizzati sul ruolo per esempio dell'upcycling, dell'economia circolare. L'esempio di San Paolo, io ho detto, io ho spinto molto Cesare, parla del Brasile, ma non è Europa. Ma alla fine in America, gli americani che sono, cioè i nordamericani, i centroamericani e i sudamericani, hanno creato un po' di problemi nativi e hanno anche un po' di commercio di schiavi, ma sono europei, ma la cultura, ma vediamo, sono un esempio per noi. Abbiamo visto la chiusa appunto di Cesare nel rapporto di scambio di innovazione, di tecnologia con la Germania, cioè con la punta più alta per quanto riguarda appunto il riciclo della gestione dei rifiuti. Quella Germania che ha inceneritori e che invece in quell'ambito, cioè quello dei termovalorizzatori, degli inceneritori, non ha gli impianti più efficienti d'Europa, io sappia, ecco, per esempio. Sulla questione dei termovalorizzatori dovremmo avere delle idee più chiare, quindi secondo me qui abbiamo soltanto gettato le basi, dobbiamo andare avanti e approfondire un tema che non è stato trattato soltanto marginalmente, che è quello dell'efficienza energetica. Quindi le incentivazioni per le rinnovabili hanno causato delle distorsioni di mercato, perché non liberale praticamente è piuttosto problematico. Massagnano ci ricordava come si è chiusa quella procedura di infrazione, però quella procedura di infrazione ha causato dei costi nella bolletta energetica degli italiani che sono stato anche causa, a parte di utenze private, ma anche causa di debolezza, di svantaggio competitivo delle nostre imprese, delle nostre aziende, giusto? Dobbiamo fare un bilancio di tutti gli strumenti. Ci sarebbe sulle rinnovabili. Sì. Perché questo è un'altra bellissima storia da raccontare nel nostro paese, sono le rinnovabili. Dunque, sulle rinnovabili anche qui manca completamente, c'è una regolamentazione, come dice Niccolò, ma anche di Bernardo, in cui dovremmo andare più verso un'idea di rinnovabile di biocarburanti, o almeno che hanno un ciclo chiuso, okay, piuttosto che di ricerca di energia solare tout court, e qui, o energia eolica. Perché? Semplicemente perché l'efficienza di un biocarburante è molto più alta rispetto all'energia eolica in Brasile. Quattro anni fa, non solo un anno, ma io ho smesso di seguire il Brasile quando mi ha preso un attacco di bile nel 2013, dove loro avevano già cominciato, in cui hanno fatto il primo volo, okay, il primo aereo di linea riempito a biocarburanti. Lì mi ha preso proprio un attacco di bile, ho detto non me ne occupo più perché sennò qui ci rimango secco. Tanto per fare un esempio veloce, esatto, Nissan, e parliamo anche del nome, pardon, Toyota Prius. Allora, la Toyota Prius è una macchina ibrida, oggi molte vanno di moda le macchine ibride, stiamo andando sempre più verso le auto elettriche, uscita la Tesla, che sono le macchine americane completamente elettriche, Audi in Europa sta facendo la nuova autoguida di una macchina elettrica e così via. Vi assicuro che anche lì è una bellissima storia. Perché? Perché per fare un'auto elettrica, okay, bisogna creare delle celle al litio, quindi le miniere di litio sono in Canada, viene estratto il litio, altamente inquinante, viene portato in Europa con delle grandi navi, viene trasformato in una schiuma, viene da questa schiuma messo nelle celle delle batterie. Le batterie vengono portate nello stabilimento, vengono montate nell'automobile, dopo 8 anni, 10 anni al massimo, devono essere riciclate, buttate, perché una parte ovviamente finirà in malora, e ci ritroviamo con del litio inquinante in giro. Morale della favola, comprare una Range Rover, ok, con 3.000 di cilindrata, è meno inquinante nella vita di un'automobile che comprare una macchina ibrida in questo, o barra elettrica. Quindi abbiamo un momento della regolamentazione di questo tipo di cose. Allora forse non sono meglio i biocarburanti, che hanno sì un inquinamento ma almeno hanno un ciclo chiuso, piuttosto che fare le auto ibride ed elettriche, che sì non consumano, ma comunque consumano, perché tu da qualche parte non è che pedali per rifare l'energia elettrica, la devi prendere comunque, quindi bisogna anche comunque contarla. Quindi che cos'è? E poi in tutto questo lasciamo perdere le speculazioni italiane, poi insomma vi ricordate tutti il bellissimo caso di Denis Verdini con le
paleoliche, eccetera, eccetera. Insomma, non voglio andare oltre per notizie di giornali, quindi non sto offendendo nessuno. Quindi, perdonami, chiudo l'inciso, ma è così qualche punto spot per poter riflettere, perché insomma la situazione mi sembra abbastanza complessa. Per riflettere dobbiamo conoscere, sono temi complessi, quindi non c'è una cultura ambientale da questo punto di vista, perché l'ambientalismo è stato all'inizio, magari non era così, però poi è stato materia esclusiva di gruppi ideologizzati che non hanno un approccio ecolaico, per esempio, a questa vicenda, per cui se io sposo l'auto ibrida, per fare il tuo esempio, alla fine il tuo discorso c'è qualcosa che non va, perché ormai ho deciso che bisogna puntare sulle auto ibride, cioè questo approccio, diciamo, chiuso, no? di alcuni settori che non permettono un dialogo appunto aperto, razionale, scientifico e laico. E il tema dell'efficienza energetica, che sta anche nella direttiva europea, che abbiamo trattato meno oggi, è uno dei temi fondamentali. Cioè, la direttiva è molto generica, ma diciamo anche una cosa, le direttive possono essere riviste e modificate successivamente anche grazie alle comunicazioni della Commissione. Prima, nell'intervento di Anna Severata, si vedeva che con l'assimilazione delle concezioni base dell'economia circolare, ecco che la Commissione prevede una serie di emendamenti a vecchie direttive che possono essere anche in contraddizione in parte tra loro, no? Pensiamo soltanto al discorso che prima non è stato affrontato nella specifica, però il bando europeo. Se poi la ditta praticamente che si aggiudica l'appalto è distante a 3.000 km dal sito praticamente di raccolta, ecco il principio di prossimità che è presente in un'altra direttiva viene violato. Allora anche da questo punto di vista si può fare più, ma questo perché? Secondo me il problema istituzionale, cultura delle relazioni industriali, delle relazioni istituzionali e approccio federale e federalista alla riforma delle istituzioni, sia nazionali che europee. Io su questo punterei molto e vorrei, ecco, che quest'area politica libera democratica condividesse, non perché voglio imporre, ma perché fa parte di un dibattito, di una maturazione politica che secondo me non c'è stata anche negli anni passati e che manca. Secondo me possiamo dare un contributo specifico e originale a questo, poi nel momento in cui invece la galassia federalista italiana in particolare è tutta appiattita, ecco, su una parte politica che invece per la prima volta sorprendentemente sta diciamo anche simbolicamente, ma non solo simbolicamente, liquidando l'esperienza europea e tutto il bene e il male che questa esperienza ha comportato. Quindi vi ringrazio, grazie a tutti, questo è soltanto l'inizio. Su liberi.tv potrete vedere le registrazioni e potremo, ecco, approfondire i singoli spunti, i singoli interventi e andare avanti su questa strada che abbiamo tracciato oggi, ma che sicuramente non è esaustiva perché i temi sono complessi e molto molto interessanti. Grazie a tutti.